Eni deve rimanere società di maggioranza in Versalis in modo da mantenere una presenza forte e capace di garantire il livello occupazionale. Con questa richiesta, i sindacati hanno organizzato per il 19 novembre un'assemblea con tutti i lavoratori del polo Ravennate che coinciderà con 2 ore di sciopero contro la decisione di Eni di vendere la maggioranza di Versalis a un fondo americano che, una volta entrato in possesso dello stabilimento, potrebbe varare una nuova politica di contenimento della forza lavoro. L'assemblea precederà l'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico della settimana successiva, dove i lavoratori sperano sia fatta maggiore chiarezza sul loro futuro. Sono più di 900 persone interessate a questa vertenza e assieme si è deciso di aderire ovviamente a quanto disposto dalle segreterie nazionali delle assemblee informative in sciopero dove fare il punto con tutti i lavoratori, dichiarare ovviamente quello che sta accadendo. A livello di scelte strategiche di Eni e rilanciare l'iniziativa del 28 novembre a Roma, dove di fatto si inizierà un confronto più ampio con il Ministero, Governo e tutte le parti politiche per bloccare o cercare di modificare, come meglio diciamo noi, le idee che Eni ha messo in campo. Ecco, quando un gigante come Eni decide di ritirarsi da un polo produttivo, per i lavoratori è una bella mazzata. Voi come sindacati, come vedete questa situazione? Intanto c'è da dichiarare una cosa, nel senso che Eni dà un progressivo disimpegno che sta portando avanti da un po' di tempo nelle attività industriali di questo paese. A volte ci sono state delle riconversioni, a volte ci sono state delle chiusure, altro nell'ultimo periodo soprattutto si è giocati a qualcosa di interessante per il futuro, una scommessa sugli investimenti della chimica verde e un rilancio su tutti gli investimenti della chimica tradizionale come quella che produciamo all'interno del distretto chimico. È chiaro che oggi queste intenzioni di disimpegno non è che presentano chiusure. È ovvio che un colosso come Eni è sempre stato per 50 anni all'interno del nostro stabilimento come industria capofila di tutto il distretto chimico, decide di uscirne, rappresenta un elemento di grande incertezza. Quindi non siamo di fronte a un abbandono con chiusura, ma a un abbandono strategico di un colosso come Eni in un settore strategico come noi riteniamo che sia dell'ambito chimico. E qui avvengono tutte le nostre più grandi preoccupazioni. Ecco, si è parlato di partnership con eventuali acquirenti esteri. Voi come sindacati avete qualche notizia in più? davvero discutendo su tutto il percorso sia economico, sia finanziario, ma soprattutto organizzativo di impianti e siti produttivi. È un fondo americano, la cosa che ci è stata detta, che sono molto seri, sono molto grossi sia economicamente, sono già attivi nel settore della chimica e della farmaceutica, quindi non nuovi a questo sistema. Voci e indiscrezioni, ovviamente non confermate in quell'incontro, ma che portano tutte a una verosimile situazione, indicano questo fondo col nome di SK Capital. Rassicurazioni sull'occupazione invece però non sono arrivate, immagino. Non è del tutto vero, nel senso che Eni è stato dichiarato che rimarrà come parte, diciamo così, a garanzia. La parola utilizzata è stata parte di garanzia nel percorso della nuova azienda che si vuole costruire. Quindi una presenza di Eni in percentuale non maggioritaria nella nuova compagine aziendale. E ovviamente con le garanzie che sono tipiche di questo percorso innovativo, per cui però tutto rimane così a parole. La vera garanzia è il fatto che Eni sia ancora presente, quindi non sia una cessione totale, credo che sia l'elemento di garanzia complessiva. Certo, Eni non rimane, non è a maggioranza, quindi a guida, quindi a leadership, e da qui tutte le incertezze, perché se un fondo, diciamo così, di investimento alla maggioranza, alla leadership, è ovvio che logiche e gestioni probabilmente saranno più di natura finanziaria che di grande respiro strategico sugli investimenti
piuttosto che di conservazione degli impianti. Questo è di fatto il nodo focale, insomma, su questa questione.